Benvenuti, appuntamento di metà giornata con Speaker Web TV. Il nostro TG di metà giornata, come sapete, ormai è costituito da notizie curiose che noi troviamo sul web e in questo caso, per la puntata di oggi, da una lettera simpatica che ci ha mandato un nostro amico della Sicilia, Luigi, che ringrazio. Grazie Luigi. Grazie. No, avete capito, veramente è siciliano, non è che lui arriva dalla Sicilia, è siciliano, mi ha mandato questa cosa che trovo molto simpatica e ora vi leggerò, riguarda la televisione, il monologo comico della televisione degli anni 90, così ce lo racconta Luigi. Attenzione. Possiamo pensare anche al cartone animato Lupin, iniziava alle 13:30 circa. Mizziga, mi doveva far sempre un tal mangiare e poi me la doveva far fare sempre a correre dalla scuola. Perché per arrivare puntuale all'inizio uscivo alle 13:30 da scuola e io alle 13:29 dovevo essere già a casa. Poi, mentre guardavo Lupin che tentava la rapina, io ero con il piatto della pasta che ormai era diventato incastrato. E io guardavo alla fine Lupin, si faceva sempre fregare da Margot. E io mi facevo fregare dal cartone animato e mi facevo fregare il piatto da mia mamma che nel frattempo che io guardavo lei sbarazzava la tavola perché doveva pulire e io rimanevo sempre senza mangiare. Ma siccome poi il bello era che ogni tanto quando meno ve lo aspettavate spuntava Gaimon con la sua spada che iniziava a tagliare tutto ed io mentre mangiavo e avevo sotto il piatto della fettina pensavo «Ma Gaimon, non potresti venire qui e mi vieni a tagliare anche la fettina che a me mi secca?» Invece poi nel frattempo che guardavo, come miracolo, spuntava la fettina già tagliata. Era stata mia mamma a farla. Poi pensavo, ma questo Gaimon, come mai non ha mai una ragazza vicino? Si chiamava Gaimon. Subito dopo la fine mi andavo a sdraiare nel divano e aspettavo il programma di Non è la Rai. Comunque mi ricordo che ho seguito quasi tutte le puntate del programma, dal 1991 fino al 1995. Anche l'ultima puntata mi stava scappando la lacrima, ma lo sapete il perché? Perché dopo 4 anni che seguivo quel programma, giustamente, ero un po' cresciuto, per la precisione, durante l'ultima puntata avevo per la precisione 9 anni. Allora piangevo, perché avevo capito che avevo perso tanto tempo davanti al televisore a guardare delle ragazzine di 16 circa, che ballavano e cantavano. Loro si divertivano e io a casa facevo la muffa. Il bello era che iniziava di primo pomeriggio con l'inizio di questo programma. La gente stava a casa a seguirlo, non solo i ragazzi della mia età, ma anche gente adulta. Poi, finito questo programma, iniziavano i cartoni animati. Precisamente alle ore 16:01 iniziava Olly e Benji. Lì le cose cambiavano, perché ogni puntata che mi vedevo io ero sempre più in... Porca! Per segnare un gol durante la partita facevano passare dalle 4 alle 5 puntate. Dovete pensare che precisamente alle 16:10 perfette, era un rituale, mandavano la pubblicità. Sapete quale? Per prima quella del fruttolo furbi, così tutti i ragazzi arrivati a quell'ora gli veniva fame e andavano ad aprire il frigorifero. Il bello era che se anche da qualche mamma non aveva comprato il frutto e per esempio aveva comprato un altro yogurt di sottomarca, erano guai per la mamma, il proprio figlio si metteva a fare bordello. Difatti, molte mamme avevano fatto disattivare Canale 5 dai propri televisori di casa per non permettere più la visione del cartone animato al proprio figlio. Io di consueto andavo nel mio frigorifero e andavo a mangiare il fruttolo, che come vedete talmente ne mangiavo tanti che mi hanno pure regalato la radio della mucca del fruttolo. Poi possiamo dire che nel cartone animato c'erano alcune volte che Mark Landers si andava ad allenare in mezzo alla pioggia, faceva una preparazione molto accurata, stile servivo al pericolo tra la vita e la morte. E poi alla fine vinceva sempre la squadra di Oli, squadra con la C. Con la C squadra. Luigi, con la C squadra. Ah, scusate, comunicazione di servizio. Io direi una cosa, molti dicevano che uno dei più sfortunati dei cartoni animati era l'ispettore Zenicata, ma secondo me era Mark Lander, che poveretto si sacrificava, si allenava anche in condizioni meteo stile Giampilieri, stile Tana delle Tigri Marines e alla fine perdeva sempre le partite.
Poi, il tempo che Holly faceva un tiro in porta, ci stavano già il portiere che volava e saliva sulla traversa, i difensori che si parlavano, si davano gli schemi. Peccato che a quell'epoca non esistevano i cellulari, se no si telefonavano pure. Facevano scivolate e alla fine neanche il tempo che il pallone stava per entrare il porta si staccava la puntata e spuntava la sigla di fine che ti invitavano a vedere la partita il giorno successivo. Io mi scendevo giù nella strada e mi mettevo a giocare io al pallone e iniziavo a calciare il pallone in mezzo alla strada con gli amici. Dopo ci stava Mila e Schilo, due cuori nella pallavolo, sempre questi giapponesi che inventavano sti cartoni animati. Alcune volte mi veniva la voglia di andare in Giappone e andarli a rimproverare. Difatti, un giorno andai da una scuola di karate. L'istruttore mi dice: come mai sei venuto ad iscriverti qui al karate? Tutti dicevano perché voglio difendermi dalle liti, altri dicevano perché volevano diventare come Jean-Claude Van Damme, perché, sempre per quel fatto, là perché la TV condiziona i ragazzini. Siccome si erano visti la sera prima il film in TV di Jean-Claude Van Damme, quello del vecchio che lo allenava in campagna, gli faceva spaccare gli alberi con le pedate, i muri con i pugni, ci voleva poco che con le ginocchia spaccava la roccia e con la lingua tagliava la carne. Insomma, arrivò il mio turno, l'istruttore mi dice: tu come mai ti sei iscritto qui in palestra? Io rispondo: in primis perché siccome voglio andare qualche giorno a fare una gita in Giappone a visitare la casa di produzione del cartone animato Holly e Benji, siccome prendono per mezza Italia con questi cartoni animati idioti. Alla fine iniziava il famoso gioco delle coppie, dove ci stavano degli uomini da una parte di un muro e una donna dall'altra parte. Alla fine, dopo che il conduttore gli poneva delle domande per fargli conoscere, alla fine si decideva di aprire il muro e poi farli conoscere. E a loro veniva regalato un soggiorno. 10 anni dopo, la stessa storia, stesso posto e stesso studio, la De Filippi copia la trasmissione. In cambio c'è una cosa: mentre prima le coppie si dovevano far conoscere ed unire, adesso già le coppie si conoscono, ma si devono fare riunire, il muro c'è lo stesso, cosa cambia? Prendete il video di Carmelo Danze. Pensate poi al programma del pranzo servito del mitico Corrado. Ci stava Corrado, che ancora a 70 anni e spiccioli conduceva un grande programma e teneva a testa gli ascolti del programma mattutino, originalissimo come programma, non possiamo dire nulla. Quella sì che era televisione. Adesso, da parecchi anni, si inizia a vedere Beautiful, Sentieri, 100 vetrine, vivere insomma tanti programmi che hanno rivoluzionato le menti di tanti italiani. Tutti la pensano come queste soap opere. Se nella soap opera il marito si lascia con la moglie, anche il telespettatore si lascia con la propria moglie. Invece nel programma del pranzo servito, la gente che cosa doveva imitare? Imitava a Corrado mentre mangiava. Si ascoltavano i qui di Corrado, che erano inerenti alla cucina. Si facevano domande sul cibo. Invece adesso è sparito tutto. Sabotatori. Dov'è? Eccolo qua. Invece adesso ti vedi 100 vetrine e mentre ti mangi la pasta vedi il figlio dell'amica, del nipote, del nonno, di quella che se ne va con la nipote dell'avvocato, del nonno, dell'amante, dell'amica. Insomma, a ora di mangiare io mi devo non solo succare la pasta con il sugo che mi fa mia mamma, ma mi devo pure succare ste crate. Poi vi siete chiesti perché si chiama 100 vetrine? Ve lo spiego subito, perché fin quando il proprietario del centro commerciale non si va tutte le commesse delle vetrine, non finisce la soap opera. Bene, cosa vi posso dire? Luigi ci ha scritto, scriveteci anche voi, prometto e giuro che leggerò tutto e di tutto con le dovute censure. Vi saluto, un abbraccio, vi aspetto più tardi.